Allora, una giornata stupenda all'insegna dell'allegria. Auguriamoci che sia l'inizio di una lunga serie e che possa essere ripetuta al termine del campionato. Sì, abbiamo pensato di fare proprio per questo motivo la presentazione quest'anno della nuova squadra qui nei locali di Amen. Innanzitutto perché sono dei locali bellissimi, prima cosa. In secondo luogo perché, ora faccio una battuta, si sapeva che non c'era Giovanni e c'era la Claudia, quindi io sono contento, non me ne voglia Giovanni, sto scherzando. Ma perché anche per il prossimo anno Amen sarà con noi, quindi era giusto questo passaggio. Importantissimo perché il fatto di fare una C nazionale mi consente di sdebitarmi con Giovanni e Claudia della Amen, perché cercheremo di portare il nome di Amen di Arezzo più in alto possibile. Quindi sono veramente contento di far vedere come abbiamo disegnato nella nuova maglia sia la parte vecchia della città, ma anche la parte moderna e nuova che Amen rappresenta, secondo me, per la città di Arezzo. Io sono felice quanto Mauro, se non di più, perché affrontiamo questo campionato con molta grinta, con molta determinazione, perché è la nostra caratteristica. Non lasciamo, o perlomeno cerchiamo di non lasciare nulla al caso, e grazie anche a Claudia, che è la figlia di un mio carissimo amico, che è Birgolotti. Quindi ecco, mi fa piacere che sia presente Claudia e che siamo nei locali di Amen, che ci rappresenta con questa grinta, con questa voglia di arrivare. Una giornata importante per Amen, ma importante anche per Arezzo. Sì, è una giornata importantissima per tutti, questo binomio che veramente siamo, alla fine siamo nati insieme, per noi perciò è un onore anche continuare in questa collaborazione e dare forza, dare supporto, dare aiuto in quello che possiamo alla nostra città, alla nostra squadra, perché io ormai mi sento parte integrante di loro, perciò siamo onorati. È sempre una gioia, mi auguro che duri fino all'infinito, e in bocca al lupo per quest'anno, che comunque sia saremo in un nuovo girone, un girone, giustamente come avete detto voi, nazionale, perciò più importante e anche molto più impegnativo. E allora io gli auguro veramente tutto l'in bocca al lupo più grande che gli possa fare. Massimiliano, qual è il proposito, quali sono gli obiettivi che si pone il coach? È importantissimo. Allora, intanto grazie per le belle parole. Obiettivi, intanto sono molto contento e orgoglioso di far parte di questo gruppo inteso gruppo società serissima, che ha ambizioni, che sta facendo le cose giuste, staff tecnico super, a partire dal responsabile del settore giovanile Umberto Vezzosi, che sta costruendo un settore giovanile di medio alto livello, ma l'obiettivo è crescere sempre di più. E sono orgoglioso e anche contento di lavorare con lo staff della prima squadra, che è appunto composto dal vice Mirko, da Simone Maraccini, da Stefano Liberto e dal nuovo arrivo anche Marco Evangelisti, che farà parte del gruppo, diciamo, sia a livello di dirigenziale che di allenatori di settore giovanile. Ecco, sono molto contento di collaborare con gente preparata e noi, io dal mio punto di vista, ci metterò tutte le mie forze, le mie energie per cercare di far crescere il prima possibile questo gruppo, che è nuovo in tutti i componenti. Ci sono quattro ragazzi nel nucleo storico, però con nuovo allenatore, nuovi giochi, nuovi schemi, situazioni nuove, nuovo campionato, c'è tutto da costruire, e adesso siamo semplicemente al quinto giorno di lavoro e c'è tanta strada da fare, ecco.